L'associazione cortinese Bagus, attiva sul territorio nazionale da 4 anni in diverse scuole, con progetti di formazione trasversale tra alunni, insegnanti e famiglie, ha organizzato nella Sala Cultura di Cortina d'Ampezzo un incontro sul tema della violenza di genere, che ha coinvolto tutti gli studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Omnicomprensivo Valboite. Ringrazio Bagus e il Polo Valboite per voler affrontare un argomento così importante come quale la violenza di genere, perché è proprio fondamentale che dai ragazzi si incominci a spiegare qual è l'atteggiamento da tenere e soprattutto educarli, perché oggi purtroppo abbiamo una fotografia a livello nazionale che è veramente, diciamo, sconfortante, e penso che quindi bisogna iniziare già in giovane età per far capire quale dovrebbe essere un comportamento, dal mio punto di vista, normale da tenere con le donne e all'interno della famiglia, ma che sembra che forse non sia così normale come sembra. Quindi assolutamente un tema importante che va affrontato e spiegato ai giovani in maniera tale che nel prossimo futuro certe cose non avvengano più. Diverse le figure cardine dell'incontro: Cristina Clementi, esperta di educazione emotiva, Marco Bonini, attore e formatore teatrale, e Maria Antonietta Rositani, testimone diretta. In un periodo storico dove la violenza è dilagante sotto ogni forma, ha sottolineato la presidentessa Bagus Katia Tafner, ognuno di noi ha la responsabilità di alimentare la pace, e questa è sicuramente una buona opportunità per gli studenti coinvolti.